Beh, io... La discussione facciamo. Sì, beh, io sono il nemico di base, come avete capito, quindi se volete sparare direttamente, sono qui, faccio, dico qualcosa rapidissime e poi così discutiamo insieme. Intanto parto dalle cose che dici tu, dai stimoli che mi hai dato. Uno, la tessera sanitaria. Noi da decenni in regione discutiamo di pubblico e privato, pari diritti, e diciamo che a tutt'oggi gli ospedali pubblici caricano i dati e i referti delle visite, degli esami sulla tessera sanitaria dell'assistito, gli ospedali privati non lo fanno a tutt'oggi, per cui Policlinico, Niguarda, Fate Bene Fratelli, Melloni caricano i dati, se il mio paziente lo fa una visita lì, se vuole di noi lo fa una visita lì, viene caricato il referto. San Raffaele, Igea, Santa Rita, Oceologico, molti medici se ne guardano bene. Quindi diciamo che quindi, da questo punto di vista i diritti sono uguali, i doveri evidentemente no, anche perché quando arriveranno a farlo, ben diversi saranno i costi comunque di un know-how che è già stato fatto da altri. Da, no? Allora, dopo Cosbacini ci inchiniamo tutti, la cosa che ha detto che mi ha fatto molto piacere è che la medicina di famiglia rappresenta un po' la spina dorsale del sistema sanitario. Io ovviamente sono abbastanza d'accordo su questo, nel senso che la medicina, insomma, noi di base, i servizi territoriali sono comunque a contatto diretto con le persone, quindi questa è la miglior garanzia comunque quantomeno di uno scambio e di una relazione che si deve creare. Prima però la domanda che volevo fare è quanto pesa la medicina sulla salute, perché non per sottovalutare gli effetti, però studi che vanno a valutare l'impatto di alcuni fattori sulla longevità della comunità ci dicono che i fattori socio-economici e gli stili di vita influenzano una span del 40-50% la longevità di una popolazione. Lo stato e le condizioni dell'ambiente un 20-30%, l'eredità genetica un altro 20-30%, e i servizi sanitari spetta un 10-15%. Quindi noi stiamo parlando forse di una fetta abbastanza piccola di quelle che è l'impatto poi che noi riusciamo a avere sulla longevità di una popolazione. E anche se nei servizi sanitari possiamo far rientrare anche l'educazione alla salute, quindi ci riprendiamo qualcosa forse di quello che è della prima voce, che è la più grossa e che riguarda fondamentalmente il reddito, perché anche spesso anche i comportamenti di vita e il reddito sono due cose che vanno appaiate. Per fare due esempi, un macro esempio dei circa 7 milioni di bambini morti dal 2011 prima dei 5 anni, il 99% è dei paesi a basso e medio reddito, ovviamente, e le cause di morte sono fondamentalmente polmonite, prematurità, diarrea, insomma tutte cause assolutamente evitabili. L'altro esempio invece un micro esempio, che ci sono studi che fanno vedere come a parità di malattia, a seconda del reddito, cambia completamente la percezione che uno ha della malattia. E questo è ben evidente, perché se uno torna a casa dopo la malattia acuta, viene rimesso all'ospedale e non c'è nessuno, finisce in una RSA, è ben diverso da uno che può permettersi comunque di rimanere al domicilio, di avere una badante, di avere qualcuno che si prende cura di te. Quindi a parità di malattia il reddito gioca una grossa differenza, sia nella percezione, ma evidentemente non solo nella percezione, ma anche nel benessere delle persone. Quali sono le risorse della medicina di base vicino al territorio? Sono alcune cose che sono, uno, la capillarità, il fatto che il medico di base comunque c'è da tutte le parti, insomma, bene o male, anche nei paesi più sfigati, almeno una o due volte alla settimana c'è il medico a disposizione, mediamente la percentuale di un medico ogni 1.000-1.500 abitanti, per cui diciamo la capillarità è una risorsa importante, perché questo vuol dire che quando tu hai bisogno puoi accedere normalmente abbastanza facilmente. L'altra cosa è la gratuità, nel senso che un servizio che al cittadino non costa, e questo è importante. L'altra cosa è la conoscenza globale degli assistiti, comunque il medico di base mediamente conosce la storia familiare, la storia lavorativa, l'ambiente socio-economico, comunque mediamente ci sono
delle famiglie che seguiamo da 30 anni, più vecchi di noi, per cui comunque abbiamo in mente tutta la storia della famiglia, non solo la storia sanitaria. Questo spesso è importante anche per prendere le decisioni, anche a volte di carattere clinico. L'altra cosa che secondo me è una qualità, una risorsa della medicina di base, è il tempo. E noi parliamo molto dei costi. Diciamo che il tempo che noi possiamo prenderci per fare una diagnosi di una malattia è una risorsa enorme. Cioè, se tu vai da uno specialista, questo qui in tempo reale, o comunque la volta dopo, deve rifarti e vai a scrivere 50 volte. Cioè, tu ci vai, poi il problema ti dice torna con questa spinta di esami perché la volta dopo che ti vede deve fare una diagnosi. Sta nell'ordine delle cose, non è solo buona o cattiva pratica, penso. Noi invece di base possiamo pigliarci il tempo di dire c'è questo problema qui, ci rivediamo 10 giorni, ci rivediamo 2 settimane, ci rivediamo tra 1 mese a seconda della gravità dell'urgenza. Se uno ha una bronchite, una polmonite, io posso anche vederlo anche un giorno sì e un giorno no, senza che per lui sia un costo appunto economico, quindi in assoluta libertà di far tornare il paziente. E se non c'è niente da raccontare, io guarda, ci vediamo da 6 mesi, non voglio vederti prima, insomma. Per cui c'è molta libertà e il tempo è uno strumento di diagnosi importante che ci aiuta tantissimo. E, qual è il ruolo della medicina di base? Un ruolo un po' ambizioso, quello di accompagnare le persone nelle scelte di vita che riguardano la salute, ma forse la salute, appunto volendo essere ambiziosi, in quello che Cosmencini riportava come la carta dell'OMS, salute nel senso completo della vita, no? Quindi come benessere pieno. Noi oggi vediamo delle persone, come sempre è stato, persone che hanno un grosso disagio di vita, che poi da qualche parte sfocia anche in malattia, ma però poi il disagio è quello sociale, è la fatica di stare al mondo, che oggi vediamo sempre più spesso, perché viviamo tutti allo stesso posto, quindi tutti abbiamo la percezione delle persone che perdono il lavoro, di quelle che non lo trovano. E questo malessere, da un lato, viene incanalato verso una medicalizzazione, cioè alla fine quello che non funziona è sempre il fisico che cede per una polmonite, per una bronchite, per una gastroenterite, spesso dovuta a un disagio importante da parte psicologico. E anche laddove si sta ancora bene fisicamente, c'è comunque, per i tempi, per i modi in cui viviamo oggi, c'è una necessità di non ammalarsi. Questa necessità viene incanalata in esami, cioè la gente che da me a 30 anni mi dice: dottore, già 2 anni che non faccio l'esame del sangue, 1 anno che non faccio l'esame del sangue. Cioè, perché c'è comunque, rimando al diavolo, però c'è questa necessità di non volersi ammalare, perché comunque oggi un'influenza destabilizza quella che è un'organizzazione sociale. Tu non riesci più a portare tuo figlio al nido, se c'è un lavoro non guadagni, quindi la malattia è tornata a essere comunque un problema serio, anche economico, anche di sopravvivenza. Il problema è che per difendersi dalla malattia c'è delle cose che non hanno senso, cioè veniamo incanalati in un appunto, o facciamo l'assicurazione, comunque pensiamo che più esami facciamo, più cure, più minchiate prendiamo e meglio stiamo. Evidentemente non è così, però questa cosa è una cosa difficile da interrompere e richiede una relazione grossa tra gli operatori sanitari e assistiti, i pazienti, perché non riusciamo, finisce che noi diventiamo la controparte del paziente perché non vogliamo o cerchiamo di dire guarda che questo qui non ti serve niente, quest'altro non ti serve niente. È un problema di gestione che si risolve quando si risolve in una buona relazione, che è l'unico modo per cercare di trovare una mediazione che sia sostenibile per entrambi. Io non perdo niente se segno 2 esami in più, però comunque siamo anche responsabili di una spesa collettiva e quindi anche di un uso ragionevole delle risorse, oltre che della salute delle persone, naturalmente. Per cui, queste aspettative crescenti comunque sono un problema e, ripeto, vengono incanalate in direzioni che
su cui siamo tutti un po' impotenti, perché no, la forza della appunto, queste 2000 programmi che passano in televisione, i giornali della salute, cioè frantumano qualsiasi capacità di resistenza di chiunque. Le criticità sono tante, poi le avete tutte volte che sono interminabili. Intanto, vedo qui Gaspare Jean, noi un po' più giovani siamo dei pessimi clinici rispetto ai medici di una generazione prima della nostra, che sicuramente sapevano la medicina molto meglio di come la sappiamo noi. Diciamo che oggi è consentito tutto sommato un po' meno sbagliare rispetto a quello che poteva essere una volta. Oggi tutti sanno tutto. Io imparo tantissime cose dai miei pazienti che vengono dopo aver consultato internet, e mi dicono fanno cose che io non conosco. Io imparo assolutamente sulle interazioni di farmaci, cioè arrivano veramente già tutti preparatissimi, per cui basta ascoltare un po', se qualcosa si porta sempre a casa. Però comunque noi possiamo sbagliare, io credo meno, perché il bravo medico di famiglia una volta, col fatto che avevo meno strumenti tecnologici a disposizione, poteva prendere qualche cantonata in più. Oggi pigliare le cantonate è meno consentito, tutti le pigliamo, però insomma, e quindi anche lì diventa sempre un'incertezza quanta tecnologia usare, insomma, perché è vero che alcune cose sono esagerate, però altre sono anche fondamentali per la salute delle persone. L'altra cosa importante, l'altra criticità, è la gestione dell'incertezza. Insomma, la medicina non è una scienza, neanche meno scienza esatta, e anche noi ci basiamo per lavorare sugli studi grossi, di studi epidemiologici che ci dicono che la terapia migliore questa malattia è questa qui, però poi non è sempre così. Cioè, anche dove 90 volte questa terapia funziona, altre 10 questa terapia non funziona, per cui un'incertezza che è legata alla sfortuna, alla costituzione del paziente, altri fattori che entrano, c'è sempre. E l'incertezza va gestita dal medico, va gestita dall'assistito, che deve comunque rendersi conto che di certo non c'è niente, insomma, per cui, e questa è un'altra cosa che deve entrare nella relazione, perché lì che si gioca. Ma direi che ho detto quasi tutto quello che mi era venuto in mente e mi fermo qui. Poi ci sono altre cose, poi magari ne parliamo insieme.